Buonasera a tutti, lasagnini e lasagnine. Oggi al microfono c'è sempre Peppo Leta e c'è anche una nuova recluta di Radio Lasagne Verdi che come si chiama? Buonasera a tutti, sono Giuseppe Camporeale. È un novello, la lasagnina novella, è per la prima volta ai microfoni, la nostra nuova recluta. E con lui oggi sfoglieremo le pagine di un libro, letteralmente. Abbiamo qui una scrittrice, che in realtà non è solo una scrittrice, è un avvocato, criminologa, psicologa, forense. Spero di aver ricordato tutte le cariche. E l'avvocato, appunto, Lucia Mele. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Devi sapere, Lucia, che i nostri podcast iniziano sempre così. Questa sigla, che è poi la nostra sigla, in realtà a noi serve proprio per caricarci, perché già sentire la voce Lasagne Verdi è un'emozione. È vero, anche a quest'ora poi. È vero, ma un po' a qualsiasi ora. È vero, sì. Infatti noi l'abbiamo fatto, già il nostro nome è accattivante, perché un podcast può essere ascoltato a qualsiasi ora del giorno, quindi ascoltare Lasagne Verdi è sempre, ti apre lo stomaco. È un'emozione. Esatto. E noi prima abbiamo detto apriamo un libro con te, ma che libro? Come si chiama questo libro? Allora, questo libro è Non sarò più la tua vittima, è un saggio accademico scritto da me 2-3 anni fa. Poi ho presentato a Sanremo l'anno scorso, 2019. È un libro che parla soprattutto di violenza domestica. Ho voluto fare un contributo a tutte quelle donne vittime di violenza. Purtroppo donne che subiscono con bambini e che non hanno il coraggio di denunciare. E questo, diciamo, è stato un mio contributo proprio per incitare queste donne a denunciare qualora un uomo ingiustamente, inizia ad alzare le mani. Sì. C'è anche un piccolo schiaffo, io dico, quello già è gravissimo. Hai anche preso spunto dal tuo lavoro, immagino. Sì, certamente, sono impegnata con questo lavoro, quindi mi occupo di maltrattamenti in famiglia e soprattutto di minori, perché sono psicologa forense, quindi aiuto soprattutto i bambini con difficoltà e quant'altro. E quindi però, ripeto, la mia, oltre ad essere da questo libro Non sarò più la tua vittima, è nata anche un'associazione che tende ad aiutare un pochino tutte queste donne che magari non sanno a chi rivolgersi, e questo è importantissimo, perché a parte che si vive in paesini in cui si ha sempre paura magari di esporsi, quindi un po' vuoi per la famiglia, per la cultura. Ci sono dei riferimenti salalisi? Cioè, se valdianesi a questo punto, perché... Sì, tante associazioni sì. Sono nate, sì, ci stanno tante, quindi io sono una delle ultime praticamente, però ripeto... Come si chiama questa associazione? Non sarò più la tua vittima, che prende proprio lo spunto c'è dal il libro. Mio libro. Ah, sì, okay. Sì, proprio dal mio libro. Quindi... È la prima esperienza da scrittrice? No, ci sono state altre pubblicazioni, però questa è stata quella più importante, perché mi occupo soprattutto adesso di donne maltrattate, quindi proprio il mio lavoro va a completare questo discorso abbastanza importante, perché poi il mio libro parte dalla Convenzione di Istanbul quindi fino al Codice Rosso, che è stato varato il 9 agosto 2019, e quindi lì riporto un pochino tutta la modifica che è stata fatta su questa legge, sul codice penale, quindi va ad inasprire le pene per quanto riguarda il maltrattamento a queste donne, soprattutto violenza domestica. In che anno è stato scritto questo libro? Allora, questo libro l'ho, diciamo, iniziato a scrivere 5 anni fa. Poi l'ho un po' messo da parte perché ho iniziato gli studi criminologici e quindi mi ha appassionato un po', purtroppo. Che cosa da film, però, mamma mia. È vero, bellissimo. È vero. E quindi, io mi sto facendo un immaginario di un film in questo momento. È vero. Proprio quelle cose che hanno più o meno una sigla che inizia così. Con quel principio di dramma che aleggia nell'aria, queste cose Petro. Qui. Non lo so, appena parlavi mi rifacevo. Non so se Giuseppe ha mai visto quel film tipo Ris, Delitti Sospetti. Sì, queste, sì. Queste cose accattivate. Tu sei troppo piccolo, tu guardi ancora i cartoni animati. No, quello no. Però. Non l'hai visto. Purtroppo i femminicidi stanno riempendo la cronaca, televisione, sì. Dappertutto. E, forse ci stanno anche un po' speculando, però. Anche un po' troppo, sì, però è sempre troppa poca l'informazione, perché tante donne.
non troppa sanno, ma fatta male. Fatta male anche, sì, sì. Purtroppo i processi si fanno, io dico sempre, in televisione e non in tribunale. E quello è sbagliatissimo, perché è importante rivolgersi a persone competenti in cui possono aiutare sicuramente. Possono, sanno come rivolgersi, a chi rivolgersi in effetti. Qual è il feedback più interessante, il riscontro più interessante che hai ricevuto da parte di un tuo lettore e lettrice? Tantissime ancora oggi, tante donne maltrattate che poi magari mi scrivono, vogliono consigli, però hanno sempre paura di denunciare. E questo purtroppo è gravissimo, perché magari si vive con tante volte sono anche aguzzini, sono propri mariti, fidanzati, mm-hmm. E quindi magari si arriva troppo tardi, e questo io tante volte lo sottolineo a chi mi scrive, perché ricevo col mio libro tantissime lettere in cui, oppure messaggi e quant'altro, anche tramite contatti WhatsApp, chiedendo aiuto, ma poi hanno sempre paura di denunciare. Ok, se lo denuncio cosa faccio? Io ho dei bambini, magari economicamente non sono neanche coperti, non lavorano. Mm-hmm. E purtroppo questo è, diciamo, una realtà che ancora oggi nel 2021 esiste ancora, perché poi c'è comunque violenza, sì, a livello la violenza psicologica, abbiamo la violenza sessuale, c'è di tutto, però sì, quella psicologica è quella purtroppo che detesta le famiglie, soprattutto anche i bambini che vivono con queste donne maltrattate. Mm-hmm. Ma essendo voi la voce di molte donne, potreste raccontarci le vostre emozioni che avete avuto appunto scrivendo questo libro? Eccolo, il mio, come dicevo prima, questo è un saggio accademico, e quindi ho voluto soprattutto con questo libro far capire alle donne maltrattate che la legge c'è e quindi bisogna farla funzionare. Quindi è importante questo, perché c'è anche la celerità adesso col codice rosso, di appena arriva la denuncia, quindi magari anche donne, diciamo, maltrattate in cui diciamo raggiungono l'ospedale, già lì parte il codice rosa, quindi c'è molto più celerità rispetto a prima. E io ci sono ancora dei punti ancora sulla legge, anche questa del codice rosso, da rivedere un pochino, perché ripeto, cioè, dal momento che arriva la denuncia, una donna denuncia, ma non sempre, magari anche lei non porta avanti proprio questa denuncia, perché magari ricattata dal compagno, marito, fidanzato, sono tante volte a ritrattare. E sì, i rischi sono anche molto alti. Sono anche molto alti, perché poi quando io sto seguendo alcuni casi proprio di donne maltrattate, in cui mi rendo conto che dopo che sono finite in ospedale, magari con traumi abbastanza importanti, decidono di denunciare, ma poi dopo un po' dice vabbè, può darsi che è colpa mia, ma questo no, perché assolutamente, cioè, la donna non è che alla fine va a, come dire, a distigare l'uomo, tra virgolette, perché se una persona è violenta, lo è violenta con lei, lo è violenta con i suoi bambini, cioè un uomo comunque c'è che ha bisogno di aiuto. Io non dico, perché io credo che chi arriva a picchiare i bambini è una donna, cioè io credo che abbia anche problemi lui psicologici, e va comunque affrontato, sì, il discorso, e quindi poi di sicuro anche nella tua esperienza professionale ne avrei visti tanti, sì, cioè avendo tutte queste cariche, avvocato, criminologa, psicologa, ci sono davvero storie incredibili, purtroppo anche interessanti, perché sono fenomeni da studio. Quindi ti voglio chiedere una cosa: quando penso al libro penso a C'era una volta. Purtroppo un tema del genere non può iniziare con C'era una volta, perché sappiamo che è una cosa molto attuale e purtroppo all'ordine del giorno. Come inizia il tuo libro? Non sarò più la tua vittima. Proprio questa è la prima, sì, frase, sì, che inizia, sì. Non sarò più la tua vittima, è proprio per aiutare, invogliare queste donne a dire non sono più la vittima. È una premessa perfetta per iniziarla a leggere, cioè, beh, anche per chi magari non è attratto da questo tema, non si sente toccato, secondo me in seguito a questa frase può, mi dispiace, stimola perché tantissimo. Non si può vedere quindi la copertina, non ti preoccupare, la condivideremo attraverso i nostri canali social. Però la cosa bella della voce e della parola, tu qui ne sei, la puoi rappresentare sia come avvocato che come scrittrice, è che con la parola si può anche disegnare nella testa delle persone. È un po' quello che facciamo noi ai nostri microfoni, quindi descriviamola al microfono facendola immaginare poi magari ai nostri audioascoltatori. Certo. Come è fatta la copertina di questo libro? Questa è una donna praticamente che ha subito violenza, si vede dai lividi, dagli occhi, anche se a volte io dico che non è solo quello, perché al di là non è solo l'aspetto che magari può rimanere dopo, cioè essere stata picchiata, cioè, ma quella è dell'anima, che quello non si può assolutamente cancellare.
la violenza più brutta è quella psicologica. È proprio quella psicologica, perché poi se pensi che tanti uomini, perché io che mi occupo di questo, mi rendo conto praticamente che a volte ci sono anche dei bambini ad assistere a questa violenza, purtroppo, che è tutti i giorni, cioè magari una donna che viene stalkerizzata, cioè maltrattata, ma non solo, ripeto, a livello fisico, ma proprio psicologico, e ci rendiamo conto che comunque poi il danno successivo per un minore, per un bambino, è quello che poi alla fine porterà dietro per la sua crescita, e quindi non sarà più una crescita sana, soprattutto nel vedere la mamma maltrattata. E quindi è importante, io lo dico sempre in quasi tutte le mie interviste, che l'uomo va educato sin dalla più tenera età, dalle scuole elementari. Quindi è un progetto che vorrei portare avanti, soprattutto questo, quindi fare informazione soprattutto nelle scuole, quindi partire dall'asilo e far capire che la donna deve soprattutto essere amata e rispettata. Interessantissimo tutto quello che ci siamo detti. Purtroppo il tempo sta per scadere. Abbiamo descritto quella che era la copertina del libro, giusto Giuseppe? Sì. Tu più o meno vabbè, l'hai vista, quindi sì l'ho vista. Non hai bisogno di immaginarla. I nostri radioascoltatori l'avranno immaginata e magari vista sui nostri canali social. Dove possono trovarlo per concludere il nostro podcast, e poi facciamo un saluto. Perfetto. Allora, questo praticamente è la mia casa editrice, la Booksprint, quindi si può trovare, diciamo, su tutti i canali, quindi c'è la Mondadori Store, ultimamente la Feltrinelli, Libraccio, quindi un po' dappertutto. Ovunque. Anche sì, sia negli store che praticamente anche se si va sulla mia pagina Lucia Mele si può già acquistare. Perfetto, quindi hai delle pagine social, sì, Facebook, sì, già, Instagram, sì, perfetto, Lucia Mele. Acquistare. Che dici Giuseppe, iniziamo a seguirla? Gli argomenti sono interessanti. No, gli argomenti sono oltre che interessanti, molto importanti, soprattutto per la società di oggi, anche perché nelle scuole, non soprattutto per noi che le frequentiamo, questo argomento non viene quasi mai trattato. Ed è comunque un argomento molto importante che aiuta molte persone ad uscire da delle situazioni difficili. È detto da Giuseppe, che rappresenta un target davvero all'inizio della sbocciatura, è ancora più accattivante, quindi devi sentirti orgogliosa di questo. Sono molto attenta ai giovani, tra l'altro, quindi ho sponsorizzato col mio libro anche un film, Un uomo venuto dal mare, che è un film per ragazzi. Ah, che bello, ecco, dai. Qui sono anche... Allora, poi parleremo anche di questo. Sì, attrice, possono seguirti. Sia io che mio figlio, quindi che bello, è un film d'animazione in cui, ripeto, sono molto attenta ai giovani, soprattutto ai ragazzi, perché è importante, soprattutto adesso in questo periodo di Covid, quindi è bello. Quindi guarda, vogliamo chiederti con Giuseppe una frase per concludere questo podcast. Secondo me non ce n'è più bisogno, perché dicendo che tu sei molto attenta ai ragazzi e ti dedichi molto a loro, è un po' quello che è l'anima del nostro progetto, è un po' quello che chiediamo a tutti quanti i nostri guest quando vengono qui in radio, di dare dei messaggi a tutti i nostri audioascoltatori che sono davvero giovanissimi. Quindi quello che hai detto è più che sufficiente, più che stimolante. E poi quello che ha aggiunto Giuseppe è ancora più interessante, perché significa aggiunto che poi da un ragazzo giovanissimo. Esatto, quindi è un tema che è diventato centrale, anche se purtroppo rappresenta ancora un problema, però già avere queste persone che ne stanno parlando significa molto. Grazie mille Lucia. Grazie, ci vediamo a voi sui social, ci leggeremo il libro, ti inizieremo a seguire come faranno grazie tutti quanti quelli che ti ascoltano. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Buonasera.